Traffico in tilt per l'avvio del cantiere da parte dell'ANAS per riasfaltare la superstrada Teramo-Mare. Una chiusura improvvisa quella avviata ieri, visto che nei giorni precedenti non è arrivata nessuna comunicazione alla popolazione tramite cartellonistica mobile, comunicati stampa o altre modalità. I cartelli gialli di cantiere sono stati apposti direttamente ieri mattina, troppo tardi per evitare quello che è successo, ovvero il blocco totale del traffico per diverse ore tra l'uscita della 14 di Mociano nella rotonda nel territorio di Notaresco, che segna l'inizio e la fine della superstrada, ma anche sulla statale 80 tra Giulianova e Mociano Stazione. Nella mattinata di oggi la viabilità ha fatto registrare solo rallentamenti nel tratto di Bellante Stazione in direzione Teramo. Nella primissima mattinata di ieri il centralino del comune ha iniziato a ricevere segnalazioni relative al blocco della viabilità all'altezza dello svincolo della Teramo Mare. Io personalmente sono rimasto coinvolto nel blocco del traffico tra le due rotatorie del raccordo della statale 80. E questo è avvenuto per un difetto di comunicazione di fatto, una cartellonistica che non dava piena consapevolezza della chiusura della Teramo Mare. A quell'ora chi la frequenta tutti i giorni, chi percorre quella strada, sa benissimo che già in condizioni di normalità il traffico è sostenuto e subisce rallentamenti. Ieri mattina invece era completamente chiusa la carreggiata in direzione Teramo, con i flussi di traffico che si sono riversati sulla viabilità comunale circostante e sull'ex statale 80, di fatto paralizzando il tutto fino ad arrivare a bloccare anche l'uscita dell'autostrada. È accaduto sicuramente un difetto di comunicazione, considerato che il comune di Mociano, ente e territorio sul quale si è riversata gran parte della problematica, non era incluso tra i destinatari dell'ordinanza di chiusura del 22 settembre scorso. Tuttavia abbiamo inviato immediatamente una pattuglia dei vigili urbani per cercare di coadiuvare un'altra pattuglia della polizia stradale che stava in zona, ma la situazione era già compromessa e sono occorse diverse ore per tornare alla normalità. Già stamattina la situazione è più tranquilla, è stata più tranquilla grazie anche ad una migliorata cartellonistica che avvisa gli automobilisti del blocco della viabilità sulla Teramo Mare. Certo è che con la ripresa piena dell'attività scolastica, dell'attività lavorativa dopo l'estate, questi lavori generano notevoli ripercussioni sulla viabilità, soprattutto negli orari di punta, al mattino e al pomeriggio. Ricordiamo che i lavori che stanno interessando il tratto compreso tra il chilometro 10.850 e il chilometro 15.850 in direzione Monti saranno ultimati entro il prossimo 9 ottobre.